Ad ottobre il governo presieduto da Matteo Renzi ricalcolerà il prodotto interno lordo. Saranno conteggiate le spese militari e persino le attività illegali come lo spaccio di stupefacenti e la prostituzione. Tale iniziativa si aggiungerà al prelievo forzoso sui conti correnti, nonché al ricalcolo delle pensioni di anzianità e probabilmente anche degli assegni di reversibilità. Incidente aereo nei cieli delle Marche, nel quale, secondo le fonti ufficiali, sono stati coinvolti due tornado che si sarebbero scontrati. I testimoni hanno descritto invece una palla di fuoco ed un caccia a bassa quota che qualche istante dopo planava sotto i cavi dell'alta tensione per poi schiantarsi sul pendio di una collina. Trombe d'aria colpiscono Genova causando notevoli danni. La temperatura non elevata del mare rende inverosimili le spiegazioni degli scienziati accademici secondo cui il fenomeno sarebbe dovuto allo scontro tra correnti fresche di origine atlantica e masse d'aria calda sprigionatesi dal Mediterraneo. Il compianto colonnello Bernacca rilevava che i tornado si formano comunemente sull'Oceano Atlantico in relazione a particolari condizioni atmosferiche ed orografiche. L'ISIS avrebbe diffuso un video con la presunta decapitazione del giornalista James Foley. L'analisi del documento, per il montaggio accurato, l'accento del New Jersey del tagliagole, le scarpe in dotazione ai militari statunitensi e molti altri particolari, induce a concludere che il filmato è una creazione della CIA, come nel caso di Nicholas Berg, un casus belli per intervenire di nuovo in Iraq.